Risolviamo il terzo sistema. Il terzo sistema contiene due equazioni che richiamano il metodo di riduzione perché rendono molto più semplice che è un metodo che rende molto più semplice la soluzione di un sistema di questo tipo. Quindi andiamo adesso a sommare le due equazioni così come stanno. Perché? Perché vedo che il coefficiente della y nella prima e nella seconda equazione i coefficienti sono opposti. Quindi, se sommo le due equazioni ottenendo 6x meno 4 più 4, 0 per y, quindi la y sparisce, meno 11 meno 19, quanto fa? Meno 30 uguale a 0. Otteniamo subito un'equazione ottenuta dalle due equazioni precedenti che possiamo sostituire a una delle due equazioni che abbiamo appena usato per produrla. La scelta, io scelgo di sostituire questa 6x meno 30 uguale a 0 al posto della seconda equazione. E quindi ci teniamo la prima così come sta, quindi 3x meno 4y meno 11 uguale a 0. Avendo usato quel metodo di riduzione abbiamo ottenuto un'equazione nella sola x che è immediatamente risolvibile e ci fornirà la scissa del punto di intersezione tra le due rette. Quindi otteniamo 6x uguale a 30, perché bisogna cambiare il segno, ve lo ricordo, dividiamo per 6 e otteniamo quindi che la x vale 5. A questo punto possiamo già sostituire questo valore ottenuto dalla x nella prima equazione in modo da risparmiare anche tempo, quindi 3 per x diventa 3 per 5, meno 4y meno 11 uguale a 0. A questo punto facciamo un po' di conti, otteniamo quindi 3 per 5, 15, meno 4y, meno 11 uguale a 0. E qui la x è uguale a 5. Allora 15 meno 11 fa 4. Allora vado qui sotto perché non ho più spazio, otteniamo meno 4y, sarebbe più 4 uguale a 0, ma permettetemi di portare subito il 4 dall'altra parte, quindi diventa meno 4. Cambio il segno a destra e a sinistra perché è comodo, divido per 4 e ottengo il valore della mia ordinata, che sarà quindi 1. Allora l'x è uguale a 5 e l'y è uguale a 1. Quindi il nostro punto C avrà coordinate 5, 1, lo scriviamo qui, C ha coordinate 5, 1.